ci credo, anche quest'anno siamo riusciti a venire al Besitos Beach Party. Incredibile, Mario. Anche al Besitos ti devo pagare, insomma. Esatto. E via giù soldi, sponsorizzazione, avanti. E avanti. Samuele Pellizzari, che siamo abituati ormai a vederlo al tango. Sappiamo però che, insomma, il martedì del Besitos dopo 8 anni è una delle feste di uno... Eri piccolo ormai. Ancora. Era così piccolo, il Besitos ora sta crescendo. Sempre di più. L'anno prossimo è più alto di noi. Si è preso dal papà e dalla mamma, si cresce bene. Il papà bene. È Samuele, la mamma? Adriano Bianchini. Ah, ecco, il nonno. A parte gli scherzi, mi fa veramente un enorme piacere, perché era molto tempo che tu non venivi al Besitos, tu e Matteo, con ovviamente l'emittente di Telepordenone. Bravo. E di Videobook, giusto? Hai imparato anche il nome del programma. Me lo ricordo. No, dopo tutte le interviste che... Meno male l'ho imparato, vero? No, mi fa piacere che siate venuti al Besitos, ma sai perché? Perché il Besitos è veramente una festa di famiglia. Da 8 anni ormai non è cambiato nulla, cioè, a parte il primo anno che avevamo dei DJ, che saluto, Gianmarco e Tommy De Sica, Gianmarco De Michelis, per il resto tutto lo staff ha continuato a essere tale per 8 anni. E questo significa che il Besitos è un po' come il Milan, ti senti a casa, vero? Cioè, la Stefania, la Giulia, e Michi Perini, te, i miei PR sono proprio cresciuti con noi, abbiamo fatto questo lungo percorso per arrivare a dei livelli veramente strepitosi, perché il Besitos non soffre la crisi. Questa è la cosa incredibile, perché dobbiamo dire anche un'altra cosa, che di feste a Lignano in spiaggia ce ne sono, non è che il Besitos sia l'unica, però il Besitos è quella che funziona di più. Non lo so, senza fare polemiche, io vedo quello che vedono tutti, agnostico, giusto, quindi credo in ciò che vedo. Vedo che il Besito sta andando alla grande anche per quest'anno. Le altre realtà non le conosco, perché non ci vado mai e quindi non riesco a capire e captare se hanno sofferto o meno la crisi. Il Besitos no, devo essere sincero, sono stracontento, perché è una realtà che io amo, come la Giulia la ama, la Stefania la ama e Miki, eccetera eccetera, tutto il personale che lavora ama proprio il Besitos, quindi dà una percentuale in più forse rispetto a tutte le altre feste. Assolutamente, dopo, perché siamo legati. Dopo saliremo sopra il tetto per vedere le 1000+ persone che ogni martedì sera si divertono con noi in maniera semplice, perché qua non c'è la droga, non ci sono... Ma si parla a piedi nudi sulla sabbia, sì, sotto le stelle. Non c'è la musica, sai, quella ricercata che devi fare il DJ a tutti i costi. Qua ogni martedì ci sono 1000+ persone e quindi ringrazio il Signore e ringrazio la società d'aria che mi permette anche per quest'anno di creare il Besitos, eccetera eccetera, di creare tutta questa struttura importante, sì. Parliamo anche della prossima settimana, perché ormai stiamo arrivando a Ferragosto e sappiamo che sotto Ferragosto il Besitos si sdoppia, si triplica con i fuochi d'artificio anche il 15. È vero, noi ricordando che la serata del 14 cade proprio di martedì, quindi perfetto quest'anno, non mi devo inventare chissà quali feste, quindi arrivano in tronco il 14. Il 15 ci saranno i fuochi d'artificio proprio da questo ufficio, ringraziamo il grande che sta passando, che non si è accorto che c'era la telecamera, e quindi in abbinata a una festa di K1, che è il nostro official... Salutiamo già Paolo Smania. Paolo Smania, che anche oggi con Phil Rouge sta facendo un buon lavoro, che è una cosa, una realtà carina che sta girando per tutta Italia. E poi chiuderemo, mi sembra, no, la settimana dopo ci sarà ancora un Besitos, chiudiamo il martedì, dovrebbe cadere il 31, adesso non ho le date. Vabbè, comunque a fine di agosto, come abbiamo, sempre. Diciamo, ancora abbiamo il 14-15, quella dopo, abbiamo ancora 4 Besitos. 4 Besitos al termine di questa stagione. Cavolo, stiamo arrivando anche a fine estate quest'anno, eh? Porca giuna, cioè, sai che mi mette ansia? Stiamo per cominciare già l'inverno. Io che sono nato a Lignano e vivo Lignano proprio intensamente, vedere svuotarsi piano piano mi mette ansia, perché arriva l'inverno, non si può... Dobbiamo cominciare a mettere i Moncler, no? Sì, possiamo fare un Besito sotto la neve. Beh, un Besito sotto la neve ci starebbe tutto, eh? Almeno un Besito in tour. Va bene, dai, Gigio. Ringrazio te. Salutiamo. Ringrazio Matteo come al solito. Ringrazio tutto il mio staff, dico veramente che gli voglio un sacco di bene per quello che danno, certo. Non è l'essere ruffiano, ma veramente io ogni martedì sera lo scrivo su Facebook proprio per ringraziarli, perché vedo che danno tantissimo. Ringrazio di cuore di nuovo la società d'aria che mi permette di, dopo 8 anni, di essere ancora qua. Benissimo, salutiamo anche Ennio, quindi il presidente. Salutiamo il grande Ennio, che sarà sicuramente che gira. Esatto. Ennio in tour. Che controlla la musica, eccetera, eccetera. Buon lavoro, Gigio!
Ciao, peace ciao, and Samu. Love.